raggio metropolitana, però ho la fortuna che praticamente scendo da un binario, da un treno sullo stesso binario, e entro nell'altro sullo stesso binario. Di conseguenza è super super comodo. Sono al lavoro, mi faccio il caffè, cappuccino, ma ho la mia mug, la mia personale perché è più grande delle altre e mi piace troppo. Cremosissimo, veramente questa macchina lo fa veramente bene. Io poi ci metto lo zucchero sopra, invizio un po'. Procediamo con il cambio delle scarpe, quindi oggi basse perché devo andare su e giù per il building un sacco di volte, quindi niente tacco oggi, ma proseguiamo con il cambio della scarpa comoda a qualcosa di più decente per l'ufficio, per il lavoro. E poi mi hanno fatto una specie di porridge, ma devo averci messo poco latte e quindi adesso non è un po' asciutto, ma ci aggiungerò il latte del cappuccino col caffè e poi mi sono portata sempre da casa questi semini, quindi colazione. Di farvi vedere un po' il lavoro, eccetera, oggi è sfumato perché appunto sono arrivato in questo centro che non è mio, ho dovuto improvvisare alcune cose, capire come funzionavano alcune cose, gestire anche il mio centro che non è qui via in remoto. Insomma, non riesco a fare praticamente niente. Oggi è una bella giornata, c'è il sole, però fa un freddo incredibile, il vento è calato. Sono nella zona di Houston. By the way, vi do un consiglio. Questo succede in alcune zone di Londra, non è neanche l'unica metropoli ad avere questo problema, però state particolarmente attenti se passeggiate nel tratto di strada tra King's Cross, Euston in particolarmente, quando siete sul marciapiede, quindi nella zona di Euston Road, quel marciapiede lì, è uno dei posti dove lo fanno più frequentemente, più facilmente. Voi state camminando e avete il cellulare in mano, come capita a tutti, come faccio anch'io, sbagliatamente. E ci sono queste persone o in bike o in moto che velocemente vi passano accanto, a volte anche correndo come dei disperati, e vi prendono al volo il telefono e non li vedete più. È una cosa molto frequente in questa zona e molto frequente anche in altre metropoli, come dicevo. Quindi un piccolo consiglio, anche se oggi il mio video dal lavoro non sarà un granché. Nel frattempo mi sono portata qualcosa di... Io quando faccio questi video da lavoro mangio sempre carote. È una coincidenza, ve lo giuro. A volte mangio anche cose diverse. Quindi niente. Non riesco a raccontarvi e a farvi vedere troppo, però spero che questo consiglio di questa zona. In realtà dovete cercare di stare un po' attenti ovunque, in qualsiasi città del mondo. Però vi assicuro che in questo tratto di strada succede abbastanza frequentemente. Io oggi finisco qui alle 5 e mezza. Poi vado di nuovo in ospedale per una cosa che vi racconterò in un altro video. E poi vado a casa, mi riposo e anzi farò un po' di workout. Domani mattina sono di nuovo in ospedale, ma ve ne racconterò, vi racconterò questa cosa un'altra volta, niente di grave comunque. E poi domani pomeriggio non so dove sono perché appunto la mia collega che non sta bene, che non è qui oggi, non sta ancora bene. Quindi comunque probabilmente domani sarò di nuovo qua o forse no. Comunque vi aggiorno, vi do qualche altra notizia, spero un po' più interessante, un pochino più positiva rispetto a quella di Fred.
Ho fatto una corsa perché ero veramente in ritardo. Devo venire in ospedale per una cosina di cui poi vi racconterò, ma niente di grave. Quindi adesso sono in questo reparto. È la terza volta che vengo, quindi ormai conosco la strada. C'è da perdersi, però è segnalato tutto molto bene. Certo, non è proprio la parte del video migliore, diciamo, ce lo potevo farvi vedere qualcosa di più divertente. La mia idea era quella, vado a casa, mi siedo tranquilla, facciamo due chiacchiere e vado avanti con questo video. Invece sono distrutta, mi tolgo tutti i miei page per un sito, un mio page per un altro, la mia roba di lavoro, sono stanca, morta, distrutta, mi sono, come avete visto, mi sono passata anche all'ospedale. Niente, per oggi chiudiamo qua e andiamo avanti domani negli altri giorni, vediamo da quando sono in giro o dal lavoro, vediamo di fare due chiacchiere un po' come ho fatto oggi, che vi ho così messo in allarme su questo punto di Londra dove dovete tenere il cellulare in tasca. Ed è il martedì mattina e sono tornata in ospedale perché devo andare specificatamente alla farmacia dell'ospedale a ritirare le medicine che fanno apposta per te e per il tuo caso. Questa zona dove c'è l'ospedale è veramente molto bella e guardate che bella questa chiesa anche. E adesso sto andando alla stazione di Southampton a prendere giù. Zona dove sono tutti i ristorantini, ovviamente è una zona non turistica, quindi anche molto bella da visitare per vedere un po' la parte un po' più vera, no? Di Londra, come dico sempre in parecchi dei miei video. E niente, molto bella perché qua ci sono tutti i ristorantini un po' più indipendenti, quindi molto molto carina questa zona. Niente, io questa sera le quattro chiacchiere da casa non riesco a farle. Mi metto qua, mi guardo qualcosa su Netflix sul divano e mangio burger di beef e green beans, carrots, un sacco di chili flakes che mi piacciono un sacco, c'è un po' di hummus buttato lì. E niente, ci vediamo domani, facciamo un po' di chiacchiere su Londra che vi racconto qualcosa. Sono uscita dal lavoro alle 5 e ovviamente non c'è più il buio pesto che c'era fino adesso, ma guardate oltretutto che bel cielo azzurro e rosa che c'è, e c'è una luce rosa, non so come spiegarlo, dal video sicuramente non si vedrà, c'è un bellissimo riflesso rosa su tutta la zona e è veramente veramente carino. Aspetta che ve lo faccio vedere di nuovo. Caro. Allora, sono al lavoro, stava cadendo tutto, ho preso un latte, oat latte da Pret, ma by the time I get here, praticamente molto spesso quando arrivo la schema è sparita perché ci metto prima che lo apro, che mi siedo tranquilla, faccio 2000 cose e quando lo apro la schema è sparita, a parte che questo è un latte, non è un cappuccino, quindi non so se lo sapete, ma la tipologia di schiuma e la quantità di schiuma del latte è diversa da quella del cappuccino. Poi, siccome oggi poi vi racconto cosa faccio stasera, sono un po' di fretta, ho preso questo, che sarà il mio pranzo. Un po' come al solito abbondiamo di zucchero e dolcificante. E quindi con il mio bottino pronto, adesso me lo godo e poi vi racconto un paio di cose, vediamo cosa faccio stasera, non so se posso portarvi con me, però vi racconto un paio di cose, ok? Io al mattino quando mi prendo 2 minuti con il mio caffè, mi guardo le notizie della BBC, non che siano le più attendibili del mondo, però giusto per avere un'idea di quello che sta succedendo. Come potete vedere, la notizia
cioè, nel senso, quella cosa che inizia con la C, che cerco sempre di non dire nei miei video spesso perché YouTube un po' si arrabbia quando viene pronunciata. E non è assolutamente la notizia principale ormai da tantissimi mesi, a meno che non ci sia una notizia, una nuova comunicazione, nuove regole, però. In questo momento ci stiamo preoccupando delle feste di Boris. A me fa ridere questa cosa perché sicuramente ha sbagliato, ma abbiamo sbagliato anche tanti di noi, quindi boh, non lo so. Sì, è vero, uno deve dare il buon esempio, quello che volete, ma non lasciatemi commenti a scopo politico perché non sono veramente interessata e non credo che questo sia il genere. Comunque, cosa succede? Cosa succede di altro? Vediamo un po'. Ci fanno gli. Se vi interessa, se qualcuno colleziona le cose particolari che riguardano la regina, verranno appunto, come si dice, issue in italiano, stampati, emessi degli francobolli speciali per il giubilee di giugno della regina. Quindi se, di solito si prendono dal sito del Royal Mail, quindi se volete guardate lì. E vediamo altre notizie. Vediamo un po'. UK. Vabbè, ovvio, lui è in questo momento. Si parla un attimo di quello che è successo a livello politico, ma di politica non ne vorrei parlare. Qui dice che la vita non tornerà a una vera normalità, o comunque non tornerà semplice fino al 2023. Poi io. Vabbè, non voglio entrare nell'articolo, ma secondo me è fattibile come titolo, però io odio le persone che leggono solo il titolo e non leggono il resto dell'articolo, quindi non voglio fare la stessa cosa. No? Quindi, però se quello è quello che intendono, sì, sono abbastanza d'accordo. Ci vuole ancora un pochettino per rientrare anche a livello di come funziona il mondo del lavoro, rientrare in una certa stabilità più che normalità. Sicuramente qualcosa è cambiato e non tornerà più come prima a livello del lavoro, di modalità di lavoro, eccetera. Altre cose, vediamo un po'. Beh, non mi sembra che ci sia granché. Qui ieri abbiamo comunicato un aumento dei prezzi dell'energia, quindi questa notizia non ha fatto molto piacere, anche se il nostro caro amico qua che l'anno scorso ci ha aiutato tantissimo nel 2020 e 2021, dandoci un sacco di soldi per chi era rimasto senza lavoro. Quindi devo dire il governo UK è stato pazzesco per questo, veramente bravo. C'è una sezione dedicata, però insomma non è che ci sia poi alla fine moltissimo. Ti dice anche che a Beijing stanno risalendo i casi per via vabbè, andato a leggere, adesso non ci voglio mettermi a fare le traduzioni. C'è questa questione del long, no? Che hanno individuato queste cose, però anche lì ci sono articoli che andrebbero approfonditi. Quando si tratta di così cose mediche, io non mi fermerei mai ad un articolo o ad un titolo perché sarebbe stupido. Poi qua ci si domanda se è troppo presto per togliere le restrizioni che sono state messe dopo l'ultima variante. Secondo me non è troppo presto, secondo me siamo abbastanza ben organizzati per poter gestire la situazione. Guardiamo un po' notizie del mondo, vediamo se ne troviamo una. Vabbè, dai, qua si tratta di guerre politiche, dai, ragazzi, non è il video giusto. Comunque, questo è quello che faccio a volte al mattino quando ho un attimino di tempo, prima di cominciare la mia giornata. E niente, it's Friday. E sta piovendo, vi faccio vedere attraverso la blinds. Io adoro il rumore della pioggia, se c'è qualcuno come me lo faccio sapere. Io spesso la sera per addormentarmi mi metto i video di YouTube con il rumore della pioggia, dei tuoni, lampi. Le 12:30 sono uscita un attimo dal lavoro perché devo andare fino da Boots a prendere una cosa, quindi volevo farvi vedere tutti i negozi, cioè comunque l'area dei negozi nella zona della stazione di St. Pancras, King's Cross, quell'area lì, insomma. Intanto vediamo questo edificio che
è abbastanza caratteristico, è stupendo, sembra un castello, è un hotel e c'è un cocktail bar al piano terra, diciamo, che è fantastico, che vi straconsiglio per una serata molto speciale. Ed eccoci qua, letteralmente a due passi, vi faccio notare il cielo. Avete visto che prima pioveva, adesso vi faccio vedere invece che il cielo è fantastico e non fa neanche eccessivamente freddo. E quindi sì, molto caratteristico che prima venga il diluvio universale e poi stiamo benissimo. Comunque adesso entriamo dove ci sono tutti i negozi, quindi un sacco di ristorantini. Beh, un sacco di ristorantini, in realtà vi faccio vedere dove li trovate, che non è esattamente ovviamente il centro commerciale all'interno della stazione, anche se è molto ben fornito, però se volete dei locali molto carini sono nella zona di fronte a me, quelle due strade lì, quell'incrocio lì, sono abbastanza ricche di locali, cocktail bars, pubs e tutte quelle cose carine che piacciono anche a me. Questo è un quartiere, a me non dispiace, certo la sera dietro la stazione non è il massimo, però a parte questo punto specifico, poi andando verso l'East London, quindi la parte est di Londra che è verso di là, andiamo verso Islington, Angel, Exhall Market, insomma una bella zona direi. E qui c'è una specie di mercatino di cibo sempre artigianale, cioè nel senso sono attività locali, non sono, cioè locali, comunque come si dice, artigianali, non marchi grossi eccetera, che hanno la roba da mangiare e anche altre cose, ma principalmente da mangiare, perché questa essendo una zona stra di uffici e di traffico, anche di gente che arriva da quasi mezzo mondo, ovviamente è molto comodo avere una cosa del genere per prendere qualcosa di buono al volo. Hanno anche le pies caratteristiche eccetera. E questo è all'interno della stazione dove io adesso devo andarmi a cercare Boots, perché so che c'è, ma non mi ricordo dove. Ok, Boots trovato, prendo quello che mi serve e poi facciamo ancora magari un giretto. Ok, io ho finito, adesso torno indietro, però ecco, questa è una zona, secondo me un giretto qui vale la pena, anche perché poi qua dietro c'è una zona molto carina. Mi ricordo, vi metto il nome qua sotto e niente, c'è un sacco di, quindi quando arrivate a questa stazione qua, molte persone arrivano a questa stazione qua e sicuramente non morite di fame. Siamo arrivati a domenica mattina, il video finisce qua, non è stato per niente strutturato perché ho iniziato a fare in una settimana dove non mi aspettavo alcune cose che sono successe, quindi non ho potuto seguire un filo logico in tutte le riprese. Spero comunque di averci buttato dentro degli scorci di Londra che vi interessano, qualche informazione che può essere stata comunque di aiuto. Se ti fa piacere iscriviti a questo canale perché a me serve moltissimo, ma soprattutto lasciami un commento, un like che mi piace rispondere appena ho un pochino di tempo. Grazie!